Cinepop. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Lo so, come pistolero sono davvero poco credibile. Questa frase è credibile solo se la dice Clint Eastwood, oppure se sei un marine che salva 500 persone. È successo veramente nel 2015. Tre ragazzi americani sono su un treno diretto a Parigi. Un attentatore sale tra i vagoni con un Kalashnikov, il trio di amici riesce a disarmarlo e ad evitare un massacro. E che cosa fa Clint, che ha una passione sfegatata per le persone comuni che diventano eroi? Ci fa un film. Film che troverete al cinema da giovedì. Ore 15:17, attacco al treno. E questa volta non sceglie delle megastar, ma proprio loro, i tre ragazzi che salvarono la vita a centinaia di persone. Loro in carne ed ossa. Una scelta molto coraggiosa. Davvero pistolero. Pistolero che ha deciso di raccontare il suo film a pochissime persone al mondo e una di queste è la mia inviata. Ecco Clint, solo per voi. Pendolari costretti a prendere il treno sfidando ritardi e scioperi? Il cinema è dalla vostra parte, perché nasce con i fratelli Lumière che nel lontano 1896, con questo cortometraggio, terrorizzarono i primi spettatori della storia. Lo sa bene Clint, che ambienta il suo ultimo action thriller sul mezzo di trasporto più popolare del mondo. Snack in arrivo a ore 12. Signori? Il film parla di gente comune. Tre ragazzi normali cresciuti insieme nello stesso quartiere che si trovano in vacanza in giro per l'Europa. Finché non accade qualcosa di improvviso che spinge tutto in una direzione imprevista. Lei è stato molto coraggioso a scegliere questi tre ragazzi come protagonisti del film. Durante la preparazione del film ho notato che c'era in questi ragazzi qualcosa che raccontava in modo perfetto la loro realtà. Non serviva che fossero in grado di recitare come Norma Desmond, ma avevo bisogno di quelle facce e di quegli atteggiamenti. Così, signore, il corpo che volevo non c'è. Aerosoccorritori. Non sei idoneo, a quanto pare. Questi ragazzi non possedevano particolari abilità. Spencer Stone, ad esempio, quando ha fatto le visite militari, non è stato ammesso nel reparto in cui desiderava andare per problemi di vista. Però quando si è trovato in questa situazione estrema, ha sopperito alle sue mancanze con la forza e la determinazione. Spencer, vai! A chi consiglierebbe questo film? Penso che qualunque spettatore si possa identificare in questa storia. Ognuno di noi potrebbe trovare delle somiglianze con le proprie vite e potrebbe domandarsi: se capitasse a me, sarei capace di fare lo stesso? Consigliato a Eastwoodiani di ferro. Amanti dei film basati su una storia vera. Cultori delle imprese eroiche e virili. Mi stavo facendo un giro nella vita di Clint e mi sono resa conto che essere Mr. Eastwood è una gran figata. Voglio dire, 88 anni a maggio, una carriera davanti e dietro la macchina da presa, 5 Oscar e le donne che ti cadono ai piedi come delle pericotte. Per capirci, 7 figli da 5 relazioni diverse e chissà quante fidanzate. Comunque, se volete farvi anche voi un giro con Clint, lo trovate su Sky On Demand. In versione rapinatore con una calibro 20 per lo specialista e nel suo primo western americano. Impiccalo più in alto. Clint è un fuoriclasse in tutto. Io adesso voglio festeggiare un altro ragazzo che forse non vincerà mai 5 Oscar, ma che per anni ha sopportato eroicamente l'etichetta di Toy Boy accanto a Demi Moore. Ashton Kutcher, che ormai non è più né un toy né un boy, perché tra 2 giorni compirà 40 anni e ha messo su famiglia con un'altra. Pensate che sia facile essere Ashton Kutcher? No, signori, e ve lo dimostrerò con questo omaggio dissacrante dei suoi 1000 folli ruoli nel cinema. Essere Ashton Kutcher vuol dire prima di tutto essere un corpo da spolpare. Cazzo, sono così bello. Un eterno toy boy che scatena romanticismo. No, ora basta.
a volte protezione. Come se fossi con un'amica, è bellissimo. Sì. Ma al di là della rara tenerezza che può suscitare, Ashton Kutcher è sinonimo di istinti primari. Non avrei mai immaginato che il mio corpo potesse sopportare tanta violenza. È un antidoto contro la castità che scatena una libido irrefrenabile nel genere femminile. E non solo. Diciamo che nei suoi film Ashton Kutcher ha un rapporto piuttosto ambiguo con gli animali. Cani, topolini, ma soprattutto pennuti. Amore, odio, gelosia, incomprensione, chissà. Non so se ho voglia di affidargli il mio uccello. Quel che è strano è che Ashton Kutcher non ha rapporti conflittuali solo con gli animali, ma anche con i bambini. Forse avranno fiutato le sue bizzarrie? Anch'io ho una pistola. E le sue ossessioni non si fermano qui. Solitario nelle sue perversioni, ma apparentemente anche nella vita, Ashton Kutcher è spesso disegnato come un egocentrico. Molto macho. Al limite dell'autismo. Che cosa ci fai qui? Io? Grazie. Parla da solo, crede di essere tutt'uno con la natura e per hobby mette pannolini a bambini immaginari. Sono quello che ti salverò! Essere Ashton Kutcher vuol dire allenarsi con una boccia d'acqua in testa per fare il sommozzatore. Tanto voglia! E come avrete notato, non avere neanche l'ombra di una chance di partecipare a una gara canora. Un coltello fatto di bastoncini. Neanche in un bar karaoke. È uno schifo totale. Ma se invece parliamo di scienza e di tecnologia, Ashton Kutcher è il genio che aspettavamo tutti col fiato sospeso. E infatti, chi avrebbe mai creduto di vederlo nei panni di Steve Jobs? È con questa che guadagno. Non sono un attore poi così bravo, è con questa che prendo il lavoro, io lo so bene. Ho abbastanza coraggio per ammetterlo. Tanti auguri, Ashton Kutcher. E se volete festeggiare anche voi il suo 40° compleanno, mercoledì su Sky Cinema potete trovare alcune sue commedie. Le mie preferite sono La figlia del mio capo e Amici, amanti e con Natalie Portman. Le vostre preferite? Fatemelo sapere, eh? Noi ci vediamo domani. Oggi abbiamo parlato di ore 15 e 17, attacco al treno, una calibro 20 per lo specialista, impiccalo più in alto, buon compleanno Ashton Kutcher. Cinepop.